Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Allora amici, in questo video faremo l'unboxing delle bustine delle Nano Metal Figs di Harry Potter che trovate in questi giorni a Lidl. Ragazzi, non ve le perdete, stiamo parlando di personaggi di Harry Potter da collezione realizzati in presso fuso di alluminio con verniciatura di altissima qualità. Quindi una collezione imperdibile per gli appassionati di Harry Potter. Allora amici, siete pronti per questo unboxing? Allora iniziamo, vai! Andiamo a vedere queste mini figures di Harry Potter, vai! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like alle mini figures di Harry Potter e al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora amici, mi raccomando, andate a vedere gli ultimi tutorial che abbiamo pubblicato sul canale e siamo tornati con un nuovo video della Bismarck. Ragazzi, abbiamo montato l'albero di trinchetto spettacolare e poi anche l'ultimo video tutorial dell'armatura di Iron Man, in cui come sapete la stiamo trasformando dalla versione standard a quella danneggiata in battaglia. Infatti abbiamo modificato tutte le gambe con le piastre danneggiate, spettacolare. Allora amici, iniziamo con la checklist di questa collezione. La collezione è composta da 13 personaggi, di cui troviamo anche due personaggi misteriosi che non ci vengono mostrati. Allora, qui in alto troviamo Harry Potter, che dovrebbe essere uno degli ultimi film di Harry Potter, perché sembra un Harry Potter adulto, poi si riconosce dal vestito, idem per Ron Weasley e Hermione Granger. Poi abbiamo, ragazzi, Albus Silente. Poi abbiamo Harry Potter con la divisa da Quidditch e a fianco troviamo anche Draco Malfoy, sempre con la divisa da Quidditch, Bellatrix Lestrange. Poi troviamo a seguire Sirius Black, Luna Lovegood e poi Molly Weasley, la mamma di Ron. E poi ragazzi, guardate qui, Death Eater, questo dovrebbe essere il Mangiamorte, spettacolare. E poi sono molto curioso di capire chi saranno i due personaggi misteriosi. Speriamo di averne trovato qualcuno nel nostro unboxing. Ok ragazzi, detto questo, andiamo a scoprire questi personaggi, vai! Andiamo ad aprire la prima bustina e vediamo il personaggio che abbiamo trovato. Wow! Ragazzi, iniziamo alla grande. Ecco qui, abbiamo trovato Harry Potter con la sua divisa da Quidditch, questo sicuramente è Harry Potter del primo anno, con la scopa Firebolt si chiamava, se non erro. Allora ragazzi, come abbiamo detto, queste statuine sono realizzate in presso fuso di alluminio, guardate quanto sono piccole, sono alte circa poco più di 4 cm e sono realizzate, come abbiamo detto, in presso fuso di alluminio, sentite il suono squillante del metallo. Allora, poi, come vi dicevo prima, sono state verniciate, diciamo, molto bene, quindi una verniciatura metallica di altissima qualità. Infatti possiamo vedere il mantello di Quidditch di Harry Potter tutto metallizzato. La trovo fatta veramente bene. Se considerate che è alta soltanto 4 cm, devo dire che il risultato è ottimale. Anche i dettagli del viso, diciamo che non sono niente male. Gli occhialetti, vediamo se c'è la cicatrice leggermente accentuata, ma si vede pochissimo. La scopa, diciamo, realizzata bene. Comunque ragazzi, un bel personaggio da collezione, assolutamente non possiamo perdere. Poi il prezzo, come vi dicevo, è molto vantaggioso, stiamo parlando soltanto di 2,50 euro. Ecco qui il primo personaggio che abbiamo trovato. Andiamo avanti con la prossima bustina. Vediamo chi troviamo all'interno. Wow ragazzi, già si riconosce, eccolo qui, Albus Silente. Cioè, allora, questa di statuina ragazzi è fatta veramente bene. Mi piace molto di più rispetto a quella di Harry Potter che abbiamo visto. Cioè, guardate i dettagli del viso di Silente. Facciamo uno zoom se riusciamo.
Eccolo qui. Cioè, ragazzi, è fatto benissimo. Cioè, gli occhi e le sopracciglia sono state verniciate in maniera impeccabile. Questa è veramente eccezionale. Allora, poi andiamo a vedere come è stato realizzato il resto. Allora, ecco il mantello di Silente con questo colore verde acqua, i capelli bianchi, ovviamente verniciatura totalmente metallizzata. Guardate che spettacolo. Poi ragazzi, non abbiamo detto del basamento. Anche il basamento è realizzato in pressofuso di alluminio, è tutto un blocco diciamo unico. Sotto troviamo Made in China e qualche riferimento. Comunque sono fatte veramente bene. Albus Silente vince, ragazzi, spettacolare. Sono curioso di vedere anche le altre se sono realizzate così bene. Bellissima. Ok, andiamo a vedere le altre. Andiamo a vedere il terzo personaggio che abbiamo trovato. Si tratta di Hermione Granger. Allora, andiamo a vedere come è stata realizzata. Allora, indossa vestito blu. Dovrebbe essere uno degli ultimi delle ultime puntate di Harry Potter, quindi una Hermione adulta, diciamo, non più bambina. Allora vediamo qui il dettaglio della bacchetta magica, vediamo come è stata realizzata. Allora, il pantalone normale di jeans, mentre la maglia, come potete vedere, è una verniciatura anche questa metallizzata. Vediamo come sono stati realizzati i dettagli del viso. Anche qui vedo una verniciatura realizzata bene, anche gli occhi e le sopracciglia, anche se la somiglianza non è molto eccezionale, però stiamo parlando di una minifigure veramente piccola. Comunque, diciamo, un pezzo che non può mancare all'interno della nostra collezione. Ecco qui Hermione Granger. Proseguiamo ora con la quarta bustina, andiamo a vedere chi abbiamo trovato. Ragazzi, abbiamo trovato Harry Potter, dovrebbe essere il personaggio dell'ultimo episodio della serie, Doni della Morte, eccolo qui. Vediamo come è stato realizzato, quindi pantalone nero, la giacca che aveva proprio nel film, diciamo, colore riprodotto fedelmente, e anche questa verniciatura metallizzata. Eccolo qui Harry Potter. Vediamo i dettagli del volto. Questo mi sembra leggermente più somigliante rispetto al primo che abbiamo trovato, anche se il dettaglio della cicatrice non lo vedo. Penso che comunque potevano farlo. Comunque, personaggio anche questo che non può mancare in questa collezione di Nano Metafix. E per finire andiamo ad aprire l'ultima bustina, dove all'interno abbiamo trovato il personaggio di Luna Lovegood. Eccola qui. Ragazzi, anche questo un personaggio realizzato veramente bene. Allora, come possiamo vedere, i lunghi capelli di Luna realizzati benissimo, e poi ragazzi, guardate qui i mitici occhiali che lei utilizza per vedere i Gorgo Sprizzi. Spettacolare. Questa è fatta veramente bene. Allora, anche la maglietta, le scarpe realizzati con questo rosa fucsia metallizzato. Personaggio fatto molto ma molto bene. Bene amici, ed ecco qui la nostra collezione delle Nano Metal Fig di Harry Potter. Statuine da collezione alte 4 cm realizzate in pressofuso di alluminio. Allora, abbiamo trovato Harry Potter prima stagione con la divisa di Quidditch, Albus Silente, secondo me la migliore statuina che abbiamo trovato, Hermione Granger,
Harry Potter, anche loro due degli ultimi episodi della saga, e poi un'altra statuina realizzata bene, quella di Luna Lovegood. Allora amici, io non so, vorrei trovare anche quella dei Mangiamorte, perché deve essere veramente fantastica. Se è, magari provo a comprarne qualcun'altra, perché quella la voglio assolutamente. Comunque, ecco qui la nostra collezione attuale. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like alle Nano Metal Figs di Harry Potter e al nostro video, e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora vi lascio con la panoramica delle 5 figurine che abbiamo trovato e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!